Cari telespettatori di Abruzzo Molise, benvenuti a Live Today, la nostra attualità. E questa sera mettetevi comodi che abbiamo, come di consueto, 45 minuti a disposizione per sviscerare diversi problemi e aspetti della nostra regione verso il futuro. Abbiamo intitolato Lavoro Geopolitica, progetti per un Molise migliore, questa puntata. Anche l'interazione tra le due regioni, Abruzzo e Molise, che ci appare sempre più performante, necessaria per autosostenere le istituzioni e anche la popolazione. Parleremo di giovani, parleremo dei progetti e dei finanziamenti che sono in atto e faremo anche un parallelo tra l'Abruzzo e Molise di come stanno andando le cose per quanto riguarda il PNRR, la ZES unica, e ne parleremo questa sera con illustri ospiti in studio che vado a presentarli. Il segretario interregionale Abruzzo-Molise della CGIL, Franco Spina, benvenuto a Live Today. Buonasera. La leader di Volt Italia e anche vice sindaco del comune di Isernia, la dottoressa Federica Vinci, benvenuta tra noi. Grazie, buonasera. E abbiamo anche il sangue blu questa sera, un nobile conte barone, professor Giulio Deiorio Frisari, barone di Macchia di Isernia e docente universitario in letteratura italiana presso l'Università di Cassino. Benvenuto a lei. Io Grazie, buonasera. inizierei, siccome accennavo, a fare un parallelo con Franco Spina di quello che sta accadendo in questi proprio giorni per quanto riguarda la ZES unica, perché ecco, possiamo dire che gli abruzzesi si stanno muovendo in una maniera molto celere e organizzata in progressione per sfruttare al massimo i contributi previsti dalla ZES, ma nel Molise come siamo messi? Sì, il problema come tutti i finanziamenti legati ovviamente a una tempistica ben precisa e soprattutto a finanziamenti ben precisi, occorrerebbe avere una pianificazione e una programmazione. Ovvio è che oggi le famose ZES sono scomparse ed è diventata una ZES unica, ma fino ad oggi ci sono state comunque delle situazioni a geometria variabile, cioè purtroppo il Molise ha arrancato, basta vedere solo gli ultimi dati che il commissario di fatto uscente ha lasciato come numeri, e l'Abruzzo invece ha comunque un altro passo. Il paradosso sta proprio all'origine, quando all'inizio c'era la ZES Abruzzo-Molise, cioè noi avevamo fatto un'adesione con l'Abruzzo, poi all'improvviso cambiò il governo regionale e si decise di andare con la Puglia. Quindi il paradosso sta tutto lì. Noi ci siamo agganciati alla Puglia, ci siamo agganciati ad esempio al porto di Bari, mentre l'Abruzzo ha dovuto riscriversi la sua ZES perché appunto fuori Molise, quindi ha dovuto rimettere su una propria iniziativa anche con le Marche in parte, però adesso il paradosso è che loro sono molto più avanti rispetto al Molise. Dopodiché è chiaro che adesso la ZES unica, paradossalmente vista così, dovrebbe essere più, diciamo, incentivante, nel senso che c'è un unico punto di direzione e più punti poi di intervento. Però dall'altra parte sicuramente c'è che il Molise al momento parte molto svantaggiato rispetto alle altre Questo per ZES. quale motivo? È mancata programmazione su questi. Assolutamente, ma anche per un peso specifico. Oggettivamente il peso del Molise rispetto alla Puglia ha un valore, il peso del Molise rispetto all'Abruzzo probabilmente un altro valore. Poi non dimentichiamoci che noi abbiamo un porto che è quello di Vasto, a due passi, e noi abbiamo il nucleo industriale di Termoli in particolar modo, che oggi invece deve agganciarsi a Bari, che non sta propriamente vicino a Vasto, propriamente vicino a Ortona, che è l'altro interporto su cui bisogna costruire poi la ZES. Quindi che cosa succede? Che anche laddove tu vai a costruire eventuali iniziative, è chiaro e evidente che avresti avuto e avresti in futuro una maggiore possibilità di discussione anche di costruzione di un meccanismo di imprese che arrivano, che investono con l'Abruzzo e non con la Puglia. Sta di fatto che ad esempio in questi giorni, io vengo proprio oggi da una discussione su una, diciamo, il dottor Micci ha fatto un punto su quello che è successo in questi mesi
fino al 31 dicembre, che è commissario della ZES, praticamente ci ha illustrato tutte le iniziative in campo, le opere già realizzate, anche quelle infrastrutturali, tanto per capirci, il retroporto, le cose insomma, che si stanno facendo, e ovviamente si lascia al governo nazionale si lascia un'idea di come deve completarsi questo processo. Questo significa lavoro, significa imprese, significa sviluppo, significa che ad esempio ci sono aziende come ad esempio la stessa Amadori, che su Casalbordino, dove c'ha già una sede, sta cercando di capire se può implementare, altro che Boiano e Molise. Significa se diamo le infrastrutture adeguate e diciamo recettività adeguata, riutilizzando anche i capannoni dismessi, probabilmente ci sono aziende che atterreranno o ritorneranno in quell'area lì. In Molise questa discussione non l'ha mai fatta, e quando l'ha provata a fare oggettivamente ha avuto difficoltà. Quindi purtroppo arranchiamo per questo motivo, e questo è solo la ZES, poi se vogliamo parlare degli altri. Assolutamente sì, lo faremo, ma vorrei così continuare con la prima domanda ai nostri ospiti. Federica Vinci, l'esempio di giovane che studia all'esterno, anche qualcosa di importante, perché ha dato lezioni anche a Harvard, a Cambridge, in Massachusetts, e continua a studiare, fa parte di una grande fondazione, ultimamente poi ce ne parla, e è anche leader di Volt Italia, quindi della fondazione Obama, e a Obama è anche prevista la sua venuta nell'agosto prossimo, se non sbaglio. Allora, la fondazione è venuta a Isernia a settembre e ha lanciato da Isernia il proprio primo tour europeo. È stato un momento molto importante perché tra tutta Europa la fondazione ha deciso di partire da Isernia proprio perché hanno riconosciuto in piccoli centri come i nostri, in realtà rurali, in realtà non propriamente sviluppate come centri quali Roma, Milano, un punto di ripartenza sia per la democrazia, ma soprattutto per una generazione che è la mia, ma non solo, una generazione anche prima della mia, i ragazzi di 18, 20, 25 anni, come quella generazione da cui l'Europa può ripartire da territori piccoli. Certo. Ci siamo sempre abituati a credere, o meglio, io sono stata la prima a cui è stato insegnato che la fama, la fortuna, la ricchezza si possono trovare fuori. E paradossalmente, se penso ai nostri genitori, tuttora, siccome i nostri ragazzi, i figli della mia generazione, sono stati costretti ad andare all'estero, è come se fosse adesso diventata una sorta di difesa vantarsi del fatto che i nostri figli sono all'estero. Cioè, più un figlio è lontano, più è bravo. E poi magari vive nella mia stessa condizione in cui vivevo io a Parigi, e cioè vivere in un appartamento di 30 metri quadrati dove pagavo 950 euro di affitto, ne guadagnavo 1500, me ne rimanevano 500 per vivere, certo. Quando adesso sono riuscita a tornare qua, e io sono privilegiata perché ho avuto la fortuna di poter studiare, tornare e lavorare da qua per una fondazione comunque americana, quindi lavoro per l'estero. E qui vivo nella villa che hanno costruito i miei genitori, perché come molti dei nostri genitori sono stati in grado di costruire da zero una casa, cosa che la mia generazione adesso si può sognare. La maggioranza sono disabitate, sia nei paesi anche nelle periferie delle città. Abbiamo tantissime case disabitate, abbiamo giovani che però dall'altro lato vanno a Milano e devono dormire in una tenda perché non possono permettersi l'affitto all'università. È un sistema che possiamo cambiare. Certamente, bisogna cambiarlo per forza. È anche vice sindaco di Isernia, quindi con Volt ha vinto le elezioni, le passate elezioni, e quindi ha anche un ruolo istituzionale importante nel Molise. Sì, e devo dire che anche questa è una delle più grandi soddisfazioni della mia vita, perché io sono stata presidente di Volt Italia fino alle elezioni poi per il comune di Isernia nel 2020, e adesso sono circa 2 anni che stiamo amministrando la città. E il motivo per cui io stessa mi sono candidata e alla fine ho deciso di fare le elezioni è semplicemente perché volevo poter supportare il comune a creare la città in cui io stessa posso restare. Ho compiuto 30 anni quest'anno, sono quella generazione che si appresta ad avere una famiglia, ha un lavoro e comunque abbastanza stabile, però mi ricordo benissimo cosa vuol dire dover partire a 19 anni convinta che casa mia sarebbe stata altrove. Certo. E so cosa vuol dire vivere lontano da casa senza sapere come stanno i tuoi nonni, come stanno i tuoi genitori, molto spesso vedendo le persone invecchiare e morire senza poterle tornare a salutare perché vivi in un paese che ha 9.000 chilometri di distanza.
tutte queste cose mi hanno fatto pensare che in realtà volevo poter tornare a vivere ad Isernia, ma volevo farlo a determinate condizioni: la possibilità di trovare lavoro, la possibilità di avere una casa, la possibilità di avere un sistema e un ecosistema culturale e sociale che mi permetteva di sentirmi certo. affermata anche in una città così piccola. E tutto questo è ciò che adesso stiamo cercando di costruire ad Isernia con tanta fatica, ma anche con un'opportunità unica, che è quella di utilizzare fondi europei e fondi PNRR proprio per creare quelle condizioni che permettano a giovani come me di poter tornare e restare. Certo, poi ne parliamo per i progetti che sono in itinere, ma il conte, professor Giulio Doiorio Frisari, che si interessa di ermeneutica, quindi l'attività di ricerca nell'interpretazione di testi antichi, di arte, quindi qualcosa di veramente importante, ma si occupa anche di geopolitica, di tante attività. Da queste prime battute dei nostri ospiti, cosa ne è vinto, secondo lei? Ma insomma, innanzitutto devo ringraziare molto per i toni così cari, belli, con cui il direttore mi presenta, e sono felicissimo di poter parlare con persone di esperienza di una terra che amiamo tutti quanti e per cui ci disperiamo abbastanza, perché le delusioni non mancano. È commovente sentire il vice sindaco, perché insomma testimonia l'esperienza di una generazione, che è poi la generazione di mio figlio, che è appunto da 30 anni, e di cui percepisco proprio da questi punti focali, no, che ci danno segnali molto evidenti quello che sta accadendo, poi anche confrontandolo con le notizie geopolitiche. Io applico la letteratura alla realtà concreta, cosa che molte volte manca. La letteratura è un grande campo, una grande palestra, si trovano situazioni descritte, mondi apparentemente immaginari che in realtà riescono a anticipare quello che poi si vive dopo anche 2-3 secoli. Insomma, una figura come Lopardi, una figura come Manzoni, sono... Famosi anche ricorsi storici vichiani, anche, no? Sì, no, quello è un modello molto complesso, perché poi è molto facile parlare dei ricorsi così. In realtà è un concetto antropologico molto attuale, geniale, e che i letterati diciamo riescono a individuare. Possiamo dire in qualche modo, in una dimensione che andrebbe spiegata dettagliatamente, non è certo questo il luogo, l'idea di corso e ricorso è un'idea di lettura antropologica delle situazioni umane che il letterato riesce perfettamente a individuare e a riportare secondo dei valori universali, no? E quindi noi ci troviamo nella letteratura degli elementi, anche nella letteratura apparentemente per ragazzi, che è nata come feuilleton, come si dice, cioè letteratura di divulgazione. Jules Verne, che è famoso per tanti testi, ha scritto nel giro del mondo in 80 giorni un perfetto diagramma di quello che viviamo oggi, perché siamo intorno al 1870, quindi alle prime battute, alle importanti battute della seconda rivoluzione industriale. Noi stiamo in qualche modo tirando le somme della seconda rivoluzione industriale, stiamo verificando che è stato un periodo di oscurantismo in quanto ha impedito lo sviluppo di quello che oggi usiamo quotidianamente, cioè dell'alta tecnologia legata ai fotoni, cioè a tutto l'equilibrio della luce, diciamo così, cioè delle particelle minime, che si conosceva perfettamente tra metà 800 e primo 900, si sapeva perfettamente tutto. Nessuna epoca della storia ci ha messo quasi 100 anni, anzi più di 100 anni, siamo 1854, Maxwell che fa le equazioni famose sui campi, diciamo, elettrostatici, e poi Tesla immediatamente, a cui è stato dedicato solo adesso, diciamo, una grande gruppo. La rivoluzione copernicana c'è stata nel 1945 con l'invenzione del primo computer, dopodiché...
Sì, il cioè primo computer è stato perfezionato da Adriano Olivetti, e la scoperta di Olivetti dell'applicazione microchip alla macchina di Turing è stata brutalmente frenata da potenze internazionali che hanno voluto scippare all'Italia la Silicon Valley. Noi avremmo avuto negli anni 60 lo sviluppo della California, ha fatto ben dopo, tra l'altro. Certo. Quindi questo è per dire che adesso noi vediamo nelle nuove generazioni una situazione paradossale. La mia generazione viveva un po' il mito anche dell'andare all'estero, c'erano condizioni economiche che ci faceva stare bene all'estero, c'era una grande vitalità perché c'erano finanziamenti alla cultura, perché la ricerca e lo scambio umano erano concepite ancora come un elemento base. La smaterializzazione del mondo, che poi è per certi versi una grande fandonia, ha determinato delle spaventose dinamiche che distruggono le possibilità di insediarsi in altri luoghi, per certi versi fanno fallire un cosmopolitismo molto aggressivo, no? Una sorta di diaspora delle menti, un'idea di globalizzazione del sapere che forse era alquanto fantastica, perché è una fandonia, perché i cavi che trasportano le nostre immagini e le informazioni sono cavi sottomarini, certo. E praticamente il 100% viaggia su materia solida a rischio di attentati e poi esce per brevi tratti. I satelliti non sono sufficienti a trasportare la grande quantità di dati che serve, quindi noi invece viviamo come uomini comuni pensando ormai ci stanno i satelliti e tutto viaggia nell'etere, che tutto è facile. Non è così. Assolutamente non è così, certamente. Scendendo, ritornando un po' nella nostra realtà, perché ecco, si va nel trascendentale, poi nel fare molte considerazioni che sono giustissime e valide, sono ecumeniche, possiamo affermarlo. Poi ritorniamo nella nostra realtà, in realtà della mancanza di lavoro nella nostra realtà locale, nel nostro piccolo territorio regionale, il parallelo con la regione Molise, a cui Franco Spina ci ha dato ampio report su quella che è la realtà, ma si può invertire in qualche modo la tendenza. Ci sono progetti che porteranno nei prossimi tempi molti milioni di euro anche in questa regione, ma ci sarà poi questa inversione di tendenza, questa nuova epoca di rivalutazione anche della gioventù, delle esperienze acquisite all'esterno e poi riportate nella nostra realtà. Come la vede il sindacato? Ah, io penso, l'ho detto anche in qualche altra circostanza e lo ribadisco in maniera molto chiara, il futuro lo definiscono le persone. Il problema qual è? È la mancanza di visione, non c'è una strategia, non c'è una programmazione, non si sa da dove partire e dove arrivare. E se mettiamo questo all'interno di un frullatore, che è quello che è diventato ormai anche l'Italia, l'Europa, insomma, e i nuovi, diciamo, per parlare di geopolitica, i nuovi assetti mondiali che nel frattempo si stanno determinando, certo, per varie ragioni, non solo per quelle delle guerre, ma anche ovviamente per ragioni economiche e di altra natura, è evidente che se tu non hai proprio la percezione, come non c'è in questo momento, che cosa si sta facendo anche in questo momento in regione, semplicemente provare a mettere qualche pannicello caldo a una situazione che è drammatica, perché non credo che sfugga a nessuno il fatto che questa è una regione che ha oltre 500 milioni di debito, c'ha tutto il tema della sanità sul groppone e c'ha praticamente una montagna di soldi che dovrebbero arrivare, perché poi noi siamo ritornati nell'obiettivo 1, ma ciò significa la regione più povera, altrimenti eravamo già in, certo, phasing out, cioè stavamo già come un po' l'Abruzzo verso più il nord. Certo, cioè, certo. Quindi che significa? Che noi tra nuova programmazione, i fondi PNRR e la ZES, oltre all'area di crisi complessa di cui si è persa ogni traccia, se non per qualche soldo che viene dato giustamente, ma per gli ammortizzatori e non per invertire la rotta che è stata comunque devastante in tutta quest'area che parte da Venafro e va verso Boiano,
Non dimentichiamoci che noi abbiamo perso in quell'epoca lì, negli anni 2010 a salire, ben 21.000 posti di lavoro in termini diretti ed indotto tra le aziende che c'erano, certo, e l'indotto, certo, di quelle aziende che creavano occupazione. Certo, come, certo, l'abbiamo sostituito col lavoro? Con il nulla. Ed ecco perché la regione è leggermente arretrata, per usare un eufemismo. Dopodiché il tema quindi qual è? Che ci sono le risorse, sicuramente ci saranno le risorse, ma c'è qualcuno che ha una strategia, un piano? Perché di questa regione continuiamo solo a spendere per non creare nulla di strutturato, cioè nel senso che diamo un po' ciascuno a tutti e poi... E poi qual è la strategia, ad esempio, che si sta adoperando anche in Abruzzo? In ogni provincia ci sono delle specificità, se, certo, parlo, certo, a quella di Chieti, parliamo dell'automotive, solo la provincia di Chieti occupa 21.000 addetti, tra diretti e indotti. Diciamo che lei è anche presidente della Camera, sì, di Lavoro di Chieti. Sì, sono tra l'altro segretario anche generale, quindi seguo da vicino anche quest'altra vicenda. Ma poi se andiamo sulla zona di Pescara c'è un forte attività di commercio, di infrastrutture e di tessile che sta ritornando. Sulla zona di Teramo anche lì c'è una forte presenza dell'automotive, ma c'è anche un turismo forte, ci sono altre attività. Sull'Aquilano ci sono sicuramente le chimiche, ma c'è il Gran Sasso Institute, cioè i centri di ricerca, cioè, certo, certo, abbiamo specificità in questa regione. E ditemi qual è la nostra specificità al di là dei territori di Campobasso, di Senia, di Teramo, qual è la nostra specificità? Noi non abbiamo più, 20 anni fa, 30 anni fa c'era un minimo di visione, certo. L'unico e l'ultimo piano di sviluppo regionale risale agli anni 70, cioè subito dopo la costituzione della regione in forma autonoma. Quindi o noi siamo in grado di aggiornarlo quel piano, ma ciò significa che ci vuole una programmazione, perché adesso si sta correndo appresso ai problemi di buchi di bilancio o a situazioni che addirittura non riuscivamo a chiudere il bilancio, quindi sì, fa, certo, bene l'assessore competente Gianluca a metterci mano, a fare, certo, ma questo non basta, perché semplicemente serve a non franare definitivamente. Noi siamo sull'orlo del baratro, tra l'altro da 1 gennaio è aumentata anche la tassazione, perché è ovvio che i famosi 20 milioni da Roma te li danno per 10 anni, ma ci devi mettere del tuo. Certamente. Le imprese non hanno le condizioni di venire qui, soprattutto nelle aree centrali, perché il costo del trasporto, delle infrastrutture, della mancata realizzazione anche delle infrastrutture telematiche, qui, certo, qui non, certo, si prende nemmeno il telefonino in alcune zone, figuriamoci la connessione, l'iperconnessione veloce, tu hai la necessità di strutturarti, quindi o tu c'hai un piano e quelle risorse per la prima volta le metti insieme, perché si possono fare queste, certo, cose, e non intervenire con gli stessi fondi sulle stesse opere e poi casomai dimenticarsi di altre. Posso, quindi, definisci una strategia, una pianificazione che parte dalle infrastrutture, senza le infrastrutture, accordi di confine, noi dobbiamo fare accordi di confine con le altre regioni, perché su alcuni temi, ad esempio sulla sanità, tu avrai, certo, il tema che a Vasto l'altro giorno è stato sottoscritto e definitivamente partirà l'ospedale nuovo di Vasto. Certamente. Cioè che fine farà il San Timoteo? Noi possiamo continuare sempre a discutere e pensare che ognuno difende la propria campanella, ma forse non si è capito che il tema che ci sta sfuggendo di mano, la regione, tra poco noi non avremo più le risorse per fare nulla, visto che i giovani, quelli che rientrano, magari però fanno fatica a rimanere. Io vi posso dire che tra San Salvo, Vasto e Assalire ci sono decine e decine di lavoratori molisani, giovani, che lavorano lì, per il momento tornano qui a dormire, poi ma che stanno già lì cercando, certamente, alloggi, certamente, per trasferirsi. Quindi se noi la generazione giovane la mandiamo fuori, possiamo fare del Molise una bella RSA, punto, ci rimane solo quello. Quindi la strategia è fondamentale, la politica se non fa programmazione, cosa deve fare? Qual è il ruolo della politica? Il problema è che noi abbiamo perso un decennio, se non un ventennio, anzi forse un ventennio sicuramente, in chiacchiere, dal come se facciamo la Bifernina, il raddoppio, piuttosto che l'autostrada, piuttosto che altri cavoli, e siamo ancora che il treno da Campobasso a Termoli, tanto per capirci, una volta funziona, una volta no, forse c'è, forse non c'è, ma di quale sviluppo parliamo? Ecco perché la strategia e i fondi ci sono, ma un'idea ce l'abbiamo. Le problematiche sono tante, tante da affrontare, ma come risolvere almeno quelle del lavoro, dell'emorragia di giovani che fugge, di persone sempre più anziane in questa regione? Ecco, diceva Franco Spina, è diventata una RSA ormai il Molise, certamente, certamente, ma c'è anche qualche cosa di nuovo. Cerchiamo di essere un po' ottimisti, Federica.
nel contesto dei tanti progetti che anche si stanno sviluppando. No? Abbiamo anche nel corso degli ultimi anni forse contestato aspramente, possiamo dirlo, il CIS, i 124 milioni di euro che dovrebbero andare, così non si sa in quale direzione, in 60 per i tratturi. Però qual è lo sviluppo reale del lavoro in base a 124 milioni di euro così distribuiti in 60 comuni, poi per il tratturo? Allora, io arriverò ad essere ottimista tra un secondo. Voglio prima collegarmi ad un aneddoto che mi fa sempre riflettere su quando è che abbiamo smesso di avere una visione. Io, i miei genitori, mia madre e mio padre, si sono conosciuti alla POP 84. Penso che tutti voi vi ricordate della POP 84. Certo. Lì si sono conosciuti, si sono innamorati, io sono nata grazie alla POP 84. I genitori del mio migliore amico si sono conosciuti all'ITR. Si sono conosciuti, entrambi lavoravano, si sono innamorati, il mio migliore amico è nato grazie all'ITR. Ora, io sento dire spesso che deve essere la mia massima aspirazione nella vita quella di diventare madre. Poi penso al fatto che i miei genitori si sono conosciuti in un'azienda che non esiste più, i genitori del mio migliore amico si sono conosciuti in un'azienda che non esiste più. Io mi ricordo quando avevo 15 anni, molti di questi genitori, entrambi avevano perso il lavoro e il mio migliore amico, così come tanti miei amici, temevano per il loro futuro di poter andare all'università. Perché quello è stato il momento in cui la crisi ha colpito il Molise, certo, in cui tutto il nostro sistema industriale è fallito, tutto, e da quel momento in cui abbiamo dato responsabilità all'impresa e abbiamo completamente tolto la colpa da quella che era la visione politica, c'è stata un'assoluta e totale assenza di comprensione dell'ecosistema e di volontà di andare avanti. Sono passati 17 anni, sì, più o meno, sì. Ora io mi chiedo, 16. Prima di voler essere ottimista, perché io lo voglio essere ed è il mio lavoro nella mia città, ma in 17, 18, ma anche 20 anni, qual è stata la riprogrammazione per cercare di alleviare? Cos'è che non ha permesso, no, assolutamente, c'è stato ai nulla, nostri politici regionali in 17, 18, 20 anni di avere uno stralcio di programmazione che permettesse a questo paese di ripartire? Perché a me, onestamente, cioè io me lo ricordo il momento in cui queste aziende sono fallite, me lo ricordo perché i miei amici che dovevano comprare il motorino, da che dovevano comprare il motorino? Il giorno dopo i genitori non sapevano se mandarli all'università. Certo, certo. E la realtà dei fatti è rimasta questa in 20 anni. Quindi è ovvio poi che la mia generazione decide di andare via, ma perché la storia che poi da quel momento ci è stata raccontata è una storia solo di fuga, giustamente, certo, certo, perché tu non vedi la possibilità di fare imprenditoria, di investimenti, di visione. E secondo me il punto che toccava il dottor Spina qui è focale, anche perché è importantissimo, anche perché siamo adesso all'alba di un nuovo governo regionale che ancora una volta non dà dimostrazione di voler programmare dai prossimi 3, 5, 10 anni, 20 anni, perché se io devo poter fare un figlio qua, non voglio dovergli raccontare un'altra volta la storia che è stata raccontata a me, cioè tu fai 18 anni, te ne vai all'estero e trova casa all'estero, perché altrimenti siamo sempre punto da capo e sarà bellissimo trovare il Molise, un RSA tra 2 anni, questo, praticamente. Questo, diciamo, è un dato di fatto. Un dato di fatto. Cosa mi permette di essere ottimista? Temi di smentita. Cosa mi permette di essere ottimista, almeno dal punto di vista comunale? Sì. Quello che stiamo facendo con il Comune di Isernia è un grande lavoro di visione che purtroppo e per fortuna c'è, purtroppo si vedrà tra i prossimi 5-10 anni. Perché con i fondi del PNRR abbiamo deciso di puntare ad una città che formerà i propri giovani in modo tale da poter lavorare sul tessuto aziendale del territorio. Noi stiamo facendo un grandissimo lavoro con le aziende, di questo ne sono molto contenta, anche perché abbiamo trovato un tessuto industriale molto favorevole ad accoglierci. Per cui stiamo cercando di capire quali sono le necessità che il tessuto industriale locale, isernino e molisano, avrà da oggi ai prossimi 5 anni, così che tutti i fondi PNRR che ci stanno arrivando potranno essere orientati su una formazione che permetterà ai nostri giovani poi di essere assunti direttamente sul territorio. Questo ha un duplice effetto positivo. Da un lato, i nostri giovani, se vogliono, possono scegliere di restare,
Dall'altro le nostre aziende hanno quel capitale umano indispensabile per crescere e espandersi. Che oggi manca in tutti i settori, questo diciamolo che è fondamentale. C'è un settore dove non manca manodopera specializzata, in ogni ambito. Assolutamente, tanto che sempre grazie ai fondi del PNRR ad Isernia ci saranno due grandi centri di formazione. Un centro di formazione specializzato in alta finanza ed utilizzo dell'intelligenza artificiale, che poi ricordiamo che questa è l'intelligenza artificiale è la rivoluzione di questo secolo. Certamente. E dall'altro lato invece uno smart lab che si concentrerà su tutte quante le discipline cinematografiche, musicali e di conseguenza permetterà anche di creare quel tessuto culturale che oggi la nostra città che ha sofferto fino ad ora ed oggi inizia a rivedere. Assieme a questo il PNRR ha tantissimi fondi appunto in formazione che abbiamo deciso di investire proprio per fare in modo che i nostri giovani possano formarsi anche in accordo con l'Università del Molise e gli istituti tecnici superiori che sono indispensabili per formare i nostri giovani e poi poter rimanere qua, lavorare, crescere, anche se, continuo a ripeterlo, tutto questo non può effettivamente svilupparsi come dovrebbe, non può garantirci il futuro di cui abbiamo bisogno se dall'altro lato non c'è una visione e un investimento regionale che manca da 20 anni. E questo è giusto. È un discorso anche ermeneutico, qui bisogna analizzare queste affermazioni cercando di trovare anche uno spunto filosofico per arginare le problematiche, le grandi criticità che sono state evidenziate poc'anzi. Ma io credo in una letteratura e una filosofia che operano nel reale e nel concreto. Io ho avuto la provvidenza mi ha voluto dare una proprietà che rappresenta un pezzo di memoria molto importante. Io purtroppo in tutte le sedi, in 25-30 anni, ho dovuto ribadire senza avere successo il valore della dimensione storico-monumentale, archivistica. Io ho scritto un master plan nel 2001 su uno sviluppo che è stato verificato, che si è realizzato effettivamente. Certo. C'era un trend di crescita del mercato del lusso, dei prodotti di pregio, dei prodotti di nicchia, che si è confermato in oltre 20 anni. Però io l'ho scritto nel 2001, ho una proprietà su cui ho lavorato per arrivare a quei risultati e sto a buon punto. L'ho detto in tutte le sedi, pensando che tutti volessero ascoltare e pensando nella buona volontà, mi sono reso conto che le bugie hanno le gambe corte. E mi dispiace verificare che le persone non siano consapevoli che le bugie hanno le gambe corte. Cioè, c'è un fenomeno di pappagallo nell'essere umano, no? Cioè, noi viviamo da bambini in un mondo di parole, le assumiamo e siamo in grado di ripeterle senza sapere che cosa vogliono dire. Possiamo vivere 105 anni in questo modo, cioè ripetendo parole che abbiamo, diciamo, copiato nel nostro encefalo, nella nostra mente, e mettendole insieme in modo che le persone vengano ingannate. Questo è un aspetto che ha le gambe corte, perché dopo si fanno i conti, e allora io sono felicissimo di sentire il vice sindaco che prima in modo generale ci ha inquadrato un aspetto che è quello di oggi e su cui è carente l'Europa addirittura, ma l'Italia in modo assoluto. Adam Smith scrive nel suo famoso trattato sull'origine della ricchezza che le aziende devono capitalizzare per reinvestire, per innovare e devono capitalizzare per investire nella formazione dei loro dipendenti. Adam Smith che lo scrive. Ha scritto intorno al 1770, ora posso anche un po' confondermi, siamo giù di lì, insomma. E il pensiero liberale dello sviluppo, che è stato tradito completamente, perché ecco, le generazioni del vice sindaco vivono dei grandi traumi? Perché l'alta finanza ha creato uno scollamento impressionante tra il valore concreto di mercato e il valore ipotetico, che un giorno verrà, diciamo così, scoperto il differenziale tra il valore reale di mercato 1% qualche anno fa, credo che sia ancora quello, se non peggiore, rispetto al valore della speculazione finanziaria, che sta in una fase di accelerazione. Tant'è che molti esperti stanno dicendo attenzione perché c'è qualcosa che non va, e questo lo dicevo nel 2005.
nel 2005, 2008, 2007 ci cioè sono stati molti allarmi dedicati alle speculazioni, alle bulle che venivano. E oggi abbiamo la stessa situazione, diciamo, di tipo di comunicazione tra esperti o comunque tra curiosi. Quindi è chiaro che l'Oriente ci farà pagare molte cose. È chiaro che le mosse di Israele e dell'America sono mosse da disperati. Non conta essere di un... conta analizzare, a noi non interessa. A me non interessano le parti. A me interessa la realtà. La realtà è che ci sono mosse da disperati. Israele sta facendo una mossa da disperato perché ha un progetto di gasdotto lungo le coste, ha un progetto di cavidotti per l'energia elettrica e gli serve la parte di Gaza per tenere sotto controllo quello che diventerà un nucleo, no? Un nucleo chiuso. Cioè, è chiaro che il progetto di Israele è quello di chiudersi, perché il ponte con l'America ormai è fallito. Il ponte con i sauditi che aveva creato è con i patti di Abramo. È in crisi perché sciiti e sunniti sono uniti, cosa che ha un valore infinito. Certo. Cioè, la cosa incredibile fa capire come, mi spiace dirlo, un po' l'informazione, un po' il think tank, siano in fase, diciamo, di grande crisi, è quella che non si è dato nessun risalto all'accordo, alla riappacificazione tra sciiti e sunniti. Sciiti e sunniti si scannavano fino a ieri e si sono scannati per 1300 anni dalla seconda generazione di Maometto, in cui è arrivata la scissione in termini di una ferocia inaudita. Questa riunione per noi occidentale è particolarmente significativa. Quindi oggi, ecco la formazione, quello che il comune di Serni ha compreso è che oggi è centrale la formazione. È inutile sfruttare le professioni intellettuali portandole alla fame, a dormire in tenda. Sei morto già. Quando fai questo, tu come società sei morta, perché quelle sono le tue vere energie. In Cina investono in formazione cifre iperboliche le aziende parapubbliche, cioè sostanzialmente private. Cioè, quindi è incredibile che in pochi anni, in questi 20 anni, l'Occidente sia sostanzialmente naufragato proprio per aver tradito i suoi valori fondativi, no? I suoi valori base, per aver tradito un concetto, Adam Smith, che dice che bisogna formare tutto il personale di un'azienda. E quindi chiaramente un piccolo centro oggi può fare molto. Il Comune di Serni ha individuato un target come quello del cinema e delle arti, sicuramente può dare creare uno sviluppo enorme. Abbiamo una vocazione di un territorio particolarissimo e raro, serve intelligenza per saperlo sfruttare, pianificare. Io credo che non si è pianificato perché non si aveva la cultura, non c'è una l'intelligenza, questione culturale. Cioè non ci sono le persone. Una questione, cioè, di interessi particolareggiati nel contesto di io ho il potere, la ministro come mi pare, non nell'interesse collettivo. È mancato questo forse, Spina, anche. Cioè, le affermazioni del professor Frisari sono emblematiche e poi fanno anche comprendere come la globalizzazione, cioè quello che avviene magari in Israele o in Medio Oriente, si ripercuote sulla nostra realtà quotidiana, quasi in tempo reale ormai. Vediamo l'aumento, la guerra in Ucraina, l'aumento delle bollette, tutto quello che è stato in Cina, il Covid, che si è avuto quasi in tempo reale anche da noi. Cioè, su queste situazioni ormai bisogna fare i conti con la globalizzazione, quindi anche con la geopolitica. Ci stanno queste affermazioni del professor Frisari? No, sono pertinenti a tal punto che ormai non è solo ovviamente un problema dell'Italia, ma più in generale ormai dell'Europa, ma insomma non è più la politica spesso a decidere il destino proprio, perché ormai l'economia, o almeno un pezzo dell'economia, che determina, certo, anche le condizioni all'interno delle quali tu puoi determinare un eventuale. E noi poi siamo stati sempre tacciati come quelli che, insomma, no, contro al mercato libero, però oggettivamente quando tu fai una deregolamentazione totale come quella che c'è ormai ovunque, è evidente che se non c'è più una regia capace di gestire quello che poi il mercato farà, tu finisci nelle mani di alcuni, diciamo, soggetti che probabilmente, se sono
anche soggetti attenti al sociale, non solo al fatto del patrimonio, quindi della ricchezza, del profitto, bene, se no di fatti tu sei in mano a soggetti che fanno il loro mestiere, cioè fanno guadagni purtroppo sulla pelle di altri, ma questo non è che lo vediamo solo adesso. Quando scoppia la guerra tra Russia e Ucraina e i prezzi schizzano alle stelle, quei prezzi oggi sono sostanzialmente ridotti, ma non mi pare che i cittadini abbiano visto se non lievi differenze. Così come su tutta la questione della speculazione in borsa, cioè dal 2008 ad oggi, tutte le varie speculazioni, chi l'ha pagata? Sempre e solo i cittadini. Dopodiché è evidente che anche questa nuova guerra che c'è in atto è quello che si va a determinare tra i nuovi equilibri mondiali. Se pensiamo alla transizione ecologica e energetica, dove si produce il litio, il cobalto e le materie prime? Non certo in Italia e in Europa, insomma, no? Certo. Quindi chi deciderà come, in che modo si farà questa transizione e a che costo? Noi siamo fuori gioco se lasciamo alle multinazionali il potere di decidere. Ecco perché spesso lo sviluppo di un territorio deve basarsi anche su economie locali. Però ci manca ancora di più lì una strategia, quindi imprese locali, piccole imprese, cooperative. Cioè invece noi ci siamo messi mani e piedi, utilizzo questo termine forte, in mano a soggetti e a economie mondiali che chiaramente non hanno interesse. E basta guardare quello che è successo anche per quanto riguarda il discorso dello spread, perché basta poco, nell'arco di qualche anno possono fallire gli stati, va bene? Però non perché non c'è più la ricchezza interna, perché qualcun altro ha deciso che il debito pubblico costa tre volte tanto e quindi sei oggettivamente fuori mercato. E anche l'affermazione emblematica al secondo insediamento del Presidente della Repubblica Mattarella, che affermava che bisogna stare attenti a organismi sovranazionali che minano la nostra democrazia. Perfetto, quindi su questo parliamo di questo. È stato un grande discorso quello di Mattarella. Assolutamente, e chiudo su questo. Spesso, anche quando si parla, e noi abbiamo la memoria corta, spesso noi parliamo di patriottismo, di difendere la nostra patria. Ma da chi e da cosa, se non controlliamo assolutamente nulla? Quindi prima ci dobbiamo riappropriare di quello che è il nostro, poi possiamo parlare di patria e di futuro. Cioè il discorso qui che oggi tu non hai in mano il tuo destino, sei legato a quello che altri decidono. L'Europa dovrebbe essere più forte, invece ormai sono diventati tutti piccoli staterelli, non si è mai fatto un'Europa politica, si è fatta quella economica e con le regole che sappiamo, che ovviamente speriamo che in alcuni casi vengano anche divisi. Abbiamo pochi minuti a disposizione, Federica Vinci. Ancora prima di pensare all'Europa, in realtà io volevo permettermi di non essere d'accordo su un unico punto. Il professore giustamente ha detto prima che la mancanza di visione è legata ad una mancanza di capacità, di immaginazione politica. Io credo, mi auguro di sbagliarmi, che sia dovuta ad una mancanza di volontà politica, perché creare le condizioni per uno sviluppo imprenditoriale, creare lavoro, creare formazione, rende i cittadini liberi. Quindi io mi chiedo, se in 20 anni non abbiamo, o meglio, la regione non ha voluto creare queste condizioni di lavoro, non è forse perché dall'altro lato conosciamo benissimo quali sono i meccanismi che vigono all'interno di questa regione quando si parla di elezioni? Non è per caso questo il motivo per cui non abbiamo avuto una visione, e cioè che l'economia che funziona crea cittadini liberi e la nostra libertà può far paura ad una classe dirigente che continua a non avere visione? Io credo che sia sbagliato, o meglio, levi troppe responsabilità alla nostra classe politica a dire che non sono in grado, perché è troppo facile. Nel momento in cui siamo eletti, noi abbiamo la responsabilità di doverci formare per avere quella visione che permette alla nostra regione o alla nostra città, nel mio caso, di poter diventare tra 5, 10 anni, 20 anni la città in cui vogliamo vivere. Dire che non si è in grado è una mancanza di presa di responsabilità, e a questo punto, siccome non voglio credere che i nostri politici non siano in grado, mi chiedo se non ne abbiano avuto la volontà, e mi chiedo a quel punto come mai. Necessaria una replica. Certamente, brevissimamente, perché siamo in chiusura. I discorsi di successo degli angeli non li faccio. Da letterato sono un uomo molto concreto. Certamente. Per me conta quello che si fa.
contano le opere, e in questo il Vangelo è come al solito un testo supremo. Contano le opere, le parole sono parole di pappagallo fino a che non diventano opere. Quindi che uno sia potenzialmente in grado di farlo e non lo faccia perché è più comodo creare un'area di crisi e dare la cassa integrazione a tempo indeterminato, rendendo un popolo servo e inebetito invece di renderlo libero, questo è un gioco molto facile a cui è abituata la classe politica in molte aree da forse 60 anni e forse di più, e quindi quando uno si abitua a fare una cosa sa fare quello, non sa fare altro. Quindi, ma non vuole, non lo sa fare, perché se io sto fermo per 30 anni non mi alzo più, le mie gambe non funzionano. Allora, se uno per 30 anni fa sempre la stessa cosa, vuol dire che sa fare solo quello, cioè un po' di concretezza. Cioè io, certo, che uno si debba... Allora, invece noi abbiamo un esempio incredibile che da 3 anni ho segnalato a qualche amico, no? E nel ventre molle è penetrata la Cina, ha avuto una sanzione antitrust per la DR che ha reso ufficiale quello che sapevamo, perché io mi ricordo nel 2010-11 quando rientravo alle 7 di sera le bisarche che portavano le automobili già fatte. Quindi lo sapevano tutti, e questo neanche è una bella cosa, perché questo meccanismo di omertà non può che distruggere la regione. Allora adesso invece la Cina si è messa a fare sul serio. L'obiettivo per cui la crisi finanziaria sarà, è quasi certa, è che la Cina con BID sta surclassando tutta la produzione automobile elettrica. Allora noi abbiamo cavalcato, e questo anche è paradossale, abbiamo cavalcato la produzione di auto green, auto elettriche, sì, in una Cina che ha la più parte del litio, di tutte la materia prima per fare quello, ti blocca il mercato, perché l'ha bloccato fino a un anno fa completamente, penetra in un posticino insignificante nell'universo, cioè Macchia di Sernia, un bellissimo paese, ma nell'universo insignificante, e ti divarica il sistema economico europeo, perché la Cina invaderà di automobili elettriche l'Europa. E io invito a questo punto, perché noi abbiamo un economista molisano di fama internazionale, che è Fabio Scacciavillani, che ha presentato il suo libro, una sinossi, è stata pubblicata da Sole 24 Ore, La predatoria ascesa della Cina legittimata dall'Occidente, quindi da leggere tutto di un fiato, perché veramente è molto concreto in quella che è la visione generale di cosa sta accadendo. Intanto ci auguriamo che le cose possano cambiare in una maniera ottimistica, cerchiamo di pensarla così. E noi salutiamo i nostri ospiti, che siamo arrivati ormai a chiudere questa trasmissione, augurandomi di rivedervi anche nei prossimi tempi per altri argomenti, e a voi telespettatori un ringraziamento particolare, e vi aspetto la settimana prossima, però di martedì alle ore 21 in prima serata sul canale 12 di LaQ TV e TV Molise. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.